Ragazze, ragazzi, ben ritornati qui su Black Myth Wukong. Proseguiamo dove ci eravamo lasciati, ma non mi ricordo dove ci eravamo lasciati. Allora, sì, eravamo qui, quest'area, insomma, desertica. Non potevamo aprire sta porta perché manca rigore di pietra e acutezza della tigre. Ok. Avevamo battuto praticamente il figlio, se non ricordo male, del boss. Ma però non mi ricordo, perdonate, ma ah no, sì, noi eravamo là. Aspettate un attimo. È un un po' che non gioco, ha un po' di lag. E io non mi ricordo, non credo di essere passato di qua però, quello lì mi sembra nuovo. Aspetta. Vedere. Raccogliamo. Ecco. Vabbè, nemico così. No. Oh. Ah, mi ha avvelenato. Aspetta, no. Vabbè, che tanto è qua il lasciami stare. Dov'è che è? Qua? Qua. Mi riposo. Ok. Allora, un attimo. Qui barriera invisibile. Ah no, ecco sì. Noi eravamo usciti da qui. Ok, ok. Adesso mi sto un attimo mi sto un attimo ritrovando, credo. Poi forse avevo visto qui, perché mi sembra di averla già vista sta porta. Di qua. O forse eravamo saliti di qua. Ma io, sapete che proprio dovrei andare a guardare. Non mi ricordo. Diciamo che è passato un po' nel mentre, ma ho la testa abbastanza sul lavoro in questo periodo, quindi davvero vabbè, vabbè, fa niente, dai, diamo una controllatina, una controllatina, raccogliamo robe, magari possono tornare utili. Diamo un'occhiata alla caverna. Ok. Ok. Sì, ecco, dopo i primi minuti ci mette comunque tanto ad avviarsi, almeno nel mio caso, Ci ha messo 4 minuti buoni ad arrivare al menu principale. E nonostante ciò, nonostante abbia, cioè arrivare al menu principale e entrare in gioco 4 minuti, ma nonostante abbia caricato, ha dovuto caricare ancora, anche se eravamo in gioco. Vabbè. Va bene. E no, sì, la caverna, la caverna. Devo un attimo, fa niente se torno un attimo indietro. E lì c'è qualcosa. Ah, ma lì è il ciao, chi è che mi là in alto. Oh, vieni qua. Fa niente, tutta esperienza. Ecco. Oh, l'ho preso alle spalle.
L'ho preso alle spalle. Ah no, vedi, la caverna. Se fa sta roba perché... Ok. La caverna è la destinazione, no? Dovevo andare a vedere di là. Ah, perché stiamo in... Sì, è vero, questo me lo ricordo che... Era scappato sto tizio. Tizio. Potrà essere... A life for a life. He must pay. Forse lui non poteva essere ucciso prima. Dovevo uccidere per forza prima il figlio. Oh madonna. A primo principe delle onde sabbiose. Son... Your brother's gone. Help me and atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. Ah beh, aveva fame. Ok. Quindi quello... Devo andare giù. Ovviamente. Però non mi fa andare giù lui. Devo andarci giù io. Quindi possiamo un attimo aspettare. Qui? Non si apre. Forse devo battere. Quindi di qui praticamente seguiamo la storia. Ok. Allora, perdonate, ma veramente... E no, perché mi ricordo che la porta l'avevo toccata, quindi effettivamente non potevo essere uscito da qua. Eh sì. Probabilmente sono arrivato da qui, ma fa niente. Fatemi ritrovare geograficamente, perché per me è importante. Una cosa importante... Oh, ma davvero? No, forse il ponte. Sì, ok. Vabbè, che ho visto un essere. Non mi sembrava di averlo. Quello là. Non mi sembrava di averlo. Mi sembra di averlo mai visto. Aspetta un attimo. Tanto dobbiamo diventare più forti, eh? Sicuramente. Vedi, vedi, infatti lui è il primo. Quindi allora se di là bisogna seguire la trama, vediamo prima di qua. No, non ce l'ho, vero. Niente. Oh. Lui, vedi? Pezzettino d'oro. Scogliera di spavento. Ma questa è proprio... Madonna, un'altra zona. Quindi forse di là... Di là... Seguiamo sì la trama, ma poi sarà un vicolo cieco, praticamente. Vediamo. Aia. Quindi c'è questo bivio. Dove è stato? Ecco. C'è uno che spara lì. A vedere, fatemi vedere, va. Beh, toglie parecchio. Hop. Toglie parecchio sta mossa. A questo. Ok. No, qui in effetti tutti sti nemici nuovi non siamo decisamente stati. Mm. Esamina. Ah.
Iride del Buddha, oggetto chiave. Ah, non ho guardato neanche... Aspetta. Questo. Un bulbo oculare è stato la testa del Buddha in preghiera, a scogliera di spavento. Potrebbe essere intarsiato altrove. Va bene. Vedi che qua c'è un altro. Allora no. Allora forse è meglio che mi fermo qua. Meglio che mi fermo qua. Avanzamento personale. Avevamo un punticino da dare. Aspetta, al vigore l'avevo preso tutto. Avevo potenziato anche fin dove potevo la paralisi. Va bene. Passo illusorio non l'ho neanche guardato, in effetti, credo. No. Trasformazioni. Fortificazione della potenza. Qualcosa delle fondamenta. No, turbino l'avevo preso. Avevo preso anche quello dopo, ma io poi avevo resettato. Ok. Ma sapete anche perché, ok, sì, io dopo un po' di giorni che magari non riprendo in mano un titolo, ok, è facile che mi dimentico. Ma il problema è proprio la trama, non riuscendo bene a seguire. Cioè, qui e là qualcosa capisco, ovviamente, ma essendo narrata in maniera particolare o comunque diversa dal solito, un po' filosofeggiante, no? Così mi rimane in testa poco, ma veramente poco. Anche per questo mi dimentico. Vabbè. Vabbè. E fammi vedere, va qui. Pose del bastone. L'energia della seduta recuperata per aver consumato un punto concentrazione. Allora, questo l'avevo preso. Questo l'ho preso. Impossibile risvegliare. Richiede attacco concentrato 2. Ah, quindi devo spendere un altro punto qui, praticamente. O qui. O qui. Posa del pilastro. Ah sì, le avevo dato un'occhiata. Posa, però così ci rimaniamo fermi. Così. Oddio, magari contro quelli a terra. Sì, avevo letto che... capace a scalarlo, schivando così gli attacchi a terra, ovvio uno colpisce in basso, però più punti di concentrazione va accumulato, più a lungo potrà rimanere in cima al bastone. Se un colpo di concentra il bastone mentre predestinato vi è sopra, verrà consumata una maggiore quantità di vigore per preservare l'equilibrio. Va bene. Ho questo. So. Se no, dai, di talento aumenta. Però prendiamo questo. Va. Ecco, così ho aumenta i punti di concentrazione massimi da 1 a 2. E quindi adesso ho sbloccato. Ok, secondo livello, diciamo. Vabbè. Allora, non riposo, perché qua dobbiamo vedere. Quindi, torniamo indietro. E infatti ho due punti di concentrazione, vabbè. Ma se non ero venuto di qua, ovviamente, e non ero arrivato dalla caverna, da dove cavolo ero arrivato? Cioè... Forse dal basso. Che dal basso. Sì, mi ricordo quel punto lì. Sì. Oh, vabbè. Dov'è da
E forse da qui? Qui c'è qualche rospetto. No, ma qui non c'è una via. Oh. Qui c'è. Vai. Otto di giada. Vedi, no, qua è tutto chiuso. Vabbè, niente, dai, andiamo a battere. Proviamo a battere quello là. Il figlio che si è mangiato il padre. Qua riposo. Ok. Quindi questi sono riformati. Dove sono? Dove sono? No, dov'è? Sto sbagliando strada, vedi? Qua. Ehi. No. Oh, madonna. Dai. Oh. Eccolo lì. Bang. Eh sì, questo deve essere, credo, il colpo risoluto. Vabbè, vediamo qui, dai. Vediamo qui. Finire qua. Perché si illuminano tantissimo queste cose. Ok. No, qua comunque non eravamo stati. Però magari è un enorme vicolo cieco, quindi. Ah, questo ok. Parte. Però sti nemici servono comunque. Un po' di esperienza. Dammi la piantina. Entra. C'è qui dentro. Quante vie ci sono? Io mi perdo, eh. Vigore. Oh. Aspetta. No, mi ha bloccato. Questo è... Oh. Okay. Spiritello, sangue del toro di ferro. Pipistrello agile. Ah, qui si rompe. E qua. Tempio della tigre a quattro. Ma quante vie ci sono? Qua ci va da un'altra parte, eh? Oh, madonna.
Pasqua, tempio della tigre acquattata, è di qua. No, capire. Ah, anche due punti concentrazione possiamo spendere, ok. Se io aspetto di accumularne due, l'attacco pesante poi fa più male. Interessante. Vabbè, io penserei prima al filo di quello lì, eh. Ah, vedi, qua c'è un segreto. Allora, forse le vie principali sono due. Di là, dove c'era il Buddha. Pillola non era celeste, pillola miracolosa raffinata Lord Lao dal palazzo Tushita, che aumenta notevolmente il vigore massimo. Va bene. Invece di qua era per la pillola. Comunque un segreto. Qui ok. Qui è una barriera invisibile, è finto, ok. E allora è niente, toh. Punti concentrazione. Calma. Che è un tappolvere. Olè. Colpo critico. No, ha laggato. Meno, fortunatamente. Olè, dai, perfetto. E il primo principe lo salutiamo. Ok. Bruciato. Pezzetto d'oro di Al-At, oggetto chiave, volontà, ritratto, a vedere. Questo ok, poi so creare medicine, questo qui, strappare l'oro dal volto di una statua di Al-At. Oltraggioso, deve esserci una ragione dietro un simile atto. Con un singolo colpo svelerò lumi argilla dietro quella maschera dorata. Getto chiave, servirà da qualche parte. Vabbè, diario.
Ratto arciere, ratto soldato. Va bene. Ok, pipistrello. Qua togliamo sti pallini. Primo principe. Ok. Abbiamo sterminato la famiglia. Ok. Beh, no, c'è ancora qualcosa. Luoghi di meditazione. Ah, 6 ce ne sono? Ah, allora è una mappa ampia questa, ok. Ok. Va bene. Ok. Entra. Ne devo curare. Beh. Ah, un'altra zona. Devo decidere una via e poi. Dove siamo? No. Ci sarà mica un boss. Their minds yearn to ascend, yet fame still holds sway. Their glory fades through time. In tombs of somber gray. Beh, mi sembra un oggetto importante. Aspetta. Oggetto chiave. C'era, sì. Queste antiche squame di lunga emettono occasionalmente una scintilla. Quasi a voler richiamare il proprio vecchio padrone. La luce del talento brilla fioca in un mondo travagliato. Ok. Questo. Ok. Basta. No, no. Ah, ma mi ha ricaricato tutto sta roba? Beh, mo. Dove andiamo? Allora, vediamo la strada di lì. Oppure torniamo indietro. Beh, che era? E qua? Ah no, ah no, qua c'è un altro segreto. Ma non si devo romperlo. Ah, ok. Verme del vino risvegliato. Un altro oggetto chiave. Una volta ottenuto il verme del vino deve essere aggiunto e mescolato nel vino per ricavarne un'ottima miscela. Può essere usato come potenziamento per le bevande. Materiale raro. Ma sbaglio? No, sto pensando. Non era rotto prima. Va che te lo evidenzi, non era rotto il muro. Anche perché te lo evidenziano così? Forse l'ha spaccato quello lì durante lo scontro. Quindi roba segreta. Bene, effettivamente. Sì, ma adesso io volevo tornare indietro. Aspetta. Pronta, vabbè. Qual era la strada per tornare indietro?
forse di qua. Sì. Ok. Però boh. Magari devo andare. Non si apre. No, cos'è? Mancava. Ah, vedi che te lo fanno vedere. È proprio marchiato. Cioè, non c'era prima. No, ma non. Non mi ricordo già più. Cos'è che mancava di lì? La roba della tigre, mi pare. Aspetta. Usa. Ah, ma forse vuoi vedere che avevano trovato, mi pare, il sentiero lì della tigre, cosa del genere. Magari dobbiamo andare per quelle due strade lì e troveremo la chiave per sta porta. Ho capito. Quindi una è di là, non lo devo ricordare. Forse l'altra è di qua? Spero di ricordarmelo. Qui sì. Allora accendo. No, l'avevo già acceso il. Andiamo dai, prima di qua. E tanto mi sa che poi. Ah, anche qua c'è qualcosa. Tanto bisogna tornare indietro. Quindi. Ascolta. No. No, ciao, mi è venuto da parare. Lascia stare. Dang. Ah, questi sono ricchi, oh, c'hanno l'oro. Lo devo vendere. Mi hai mirato l'altro. Questo. Ok. Oh, comunque il nucleo. Mi sa che ne sto trovando un po'. Quindi potevo anche evitare di comprarlo. Effettivamente. Ma. Questo me lo ricordo che l'avevo comprato. Allora, aspetta. Direi. Riposiamo. Beh, che effettivamente non ne avevo bisogno. Comunque. Ho un punto. Sì. Ho un punto. Fa vedere quanta roba. Discretamente il costo in vigore degli attacchi pesanti caricati. È interessante. Aumenta leggermente i danni inflitti da tutte le combinazioni molteplici. Ogni ora di talento aumenta significativamente la riduzione dei danni dopo un attacco pesante caricato. Eseguire un attacco leggero. Dopo aver percepito il nemico, attiva una combinazione attacco leggero a partire dalla terza mossa. Che vento avvolgente, va che roba. Ciao, prendiamo questo, dai. Sì. Ok. No, devo vendere. Negozio, vendi. 19, insomma. Un po' di soldini qui. Venduto. Allora, posso acquistare questo, ma il resto direi di no. Forgia, no, crea armatura, anche no. Ci abbiamo quella apposta. Forgia armi, anche no, avevo fatto. Ok. Ok.
prepara, coltiva gli spiriti. Quasi quasi. Io starei comunque, cioè è vero che ho potenziato forse uno, ne avevo la rana, credo. Sì, forse l'avevo potenziata di uno, vabbè. Ah sì, infatti va che ci sono due, anche questo, due segni, qua invece uno, uno. Aumenta discretamente il recupero di vigore. Assumi la forma del pipistrello agile per dispiegare le ali e sollevare pietrisco in colpi ai nemici in arrivo. Ok, beh, questo ha un vantaggio, insomma, non male. Aumenta discretamente il recupero del vigore, però questo ci aumenta la difesa. Ma io mi concentrerei almeno su uno, adesso non so quanto sia il massimo, però... Ah sì, no, è lì, mancano tre livelli per il massimo. E allora magari potenziamo prima questo, dai, questo comunque ci aumenta la difesa e fa abbastanza male, direi. Quindi, ok. Quindi livello è 4. Ok. Nodo del vuoto, 9000. Va bene. Lì, andiamo di qua, andiamo di là. Oh, chi lo sa? Andiamo di qua. Dov'è? Ah, questo è un altro. Aia. Ma io lì in alto non ci arrivo. Ci arrivo qua. No, qui c'è una barriera invisibile, non mi fa andare su. Devo buttarmi forse. Vabbè. No, ma come l'ho mancato? Forse non lo miravo. Ok. Qua c'è qualcuno che fa si intravede qualcosa. Guarda che... È rimasto bloccato. Ok. Sdang, bel danno. È morto così. Perché non posso? Non posso. Oh. Sti calci. Forse adesso posso. Iride del Buddha, un'altra. Aspetta, fatti di là, si va da qualche parte, di qua. Pezzettino d'oro e nucleo. Ok. E qui vuoi vedere che gli sbuchiamo sopra. Hai visto? E... l'ho preso. Ok. Ma lì c'è solo la via.
Ah, qui si muore. Di qui ci ricolleghiamo di là. E... ma cavolo, mi è bloccato. Ancora. Sì, lì siamo. Oh, lì c'è un paura. Aspetta, avanziamo. Oh, l'ho visto, l'ho intravisto. Quello dell'occhio. Ma pensate pure. Caduto addosso. Vai. Comunque qua ce ne sono di nemici, eh. Con cui fare esperienza. Ok, mi sono ricollegato. Questa mossa mi blocca lì. Questa mossa mi blocca lì. È troppo. Oi. Allora, aspetta. Ah, inizio. Tutte e due. Un attimo. Devo usare la magia. La magia. Questo ha lo scudo. No, ora non ce l'ha più. Calma. Ah, non posso più curarmi. Non posso più curarmi, ma ha poca vita. Ho proprio poca vita. Aspetta. Ecco. Olè. Beh, da. Troppe vie. Io ho paura di perdermi qualcosa. Aspetta, prima raccogliamo. Ho visto un baule. Difeso da questo, però. Facciamo così. Ecco. C'è l'animazione. No. Ok. Pochissima vita. Ma come ha fatto a prendere? Aspetta, giovinotto. Non potevo più curarmi, vabbè. È solo che mo. Vabbè, ora vediamo di qua, ovviamente ho sentito la voce, chissà chi è.
Era su di qua. Solo che mo, questi sono deformati. Vediamo, Giovinotto. Mi segue fino su. Aia. Aspetta. Chi che parlava prima? Dimmi che non c'è più. Ma boh, c'era scritto un ma. Boh. No, non c'è. Ma dai, ma dov'è? Non era contemplata la morte, forse? Però purtroppo siamo morti. Non si sarà spostato. Lui deve essere particolare, vero? L'altro. Qui. Some bastard has got me trapped on this rock with. Era lui forse. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock guy lurking. Holding secrets, I bet. Should you uncover the reason, I shall find my way out. Rocks turning into guays, tis no small matter. Boh, ok, quella caverna. Aspetta, dici qualcos'altro? In that cave, there's a rock guay. Should you uncover the reason? Quella caverna. Rocks. Vediamo. Turning into. E il giovinotto era lui, sì. Quella caverna. Ah, va che lì c'è. Pad. Cos'è pad? Serviranno ste iridi. Quella caverna. Qui si sale. Ah, questo cos'è? Alla God of War, eh? È uguale anche l'animazione un po'. Vabbè, ok. Ah, ma sì, dove ero arrivato io, quasi, credo. Ok. Ah, il nemico? No. Qua anche i fiori. Tu. Un po', dai, te l'ho rotto. Sto scudo.
Ok, ok, mi hanno avvelenato. Oh, è questo? Ok, facciamo così. Beviamo e... No. Aspetta, vabbè, due volte, va bene. Ecco. Sì, non ho guardato se... è possibile... Oh, bello, figo questo. Togliere il tutorial, che tanto... Cioè... Oh. Sarà qua la caverna, sicuro. Oh, hai finito di tirare calci. Ah, va che qua c'è... Sì. Qui dietro... Niente. Aspetta. Bevo. Ok. Qui forse... Ma l'avevamo vista da lontano, forse, sta caverna, fa vedere. Sì, ho visto queste fiammelline, mi ero fermato qua. Ok. Sì. Sì, esatto. Sì, di là c'è, ok. E intanto riempiamo la fiaschetta. Nemico? No. Nemico? No. Ok. Nella caverna non c'era nessuno, però. Riposa, viaggio, avanzamento personale, negozio, vendi. Beh, ho rifatto i soldi, in un certo senso, no. Ok. No, ok. Qua ce ne volevano 9.000, vero? Vabbè, qua. Sì. Poi ci vuole il nodo del vuoto. Boh. Accendi le scintille. Allora. Io mi ero concentrato qua sul vigore e va bene. Aumentare la concentrazione. Abbiamo due punti, eh. Due punti. Ah, dopo uno scatto il primo colpo di attacco leggero infligge temporaneamente più danno. Io prenderei questo qui. Ok. E poi continuerei. Ok, così questo è potenziato al massimo. Perfetto. Adesso devo spendere 10 punti per andare oltre. Va bene. Ma anche qui, boh, non so. Forse mi conviene proprio concentrarmi su un ramo solo, una posa, inizialmente almeno. Perché secondo me così diventiamo più forti. Perché qua, ok, fa vedere. Preservare, ok, sì, attacco pesante. Ah, carino questo. Te generale stando calci rotanti tutti i nemici vicini. Sì, è un po' più acrobatico sto stile, diciamo. Posa del pilastro. Ok.
con oltre 3 punti concentrazione, il predestinato può usare il fiasco mentre è in cima al bastone, nel mezzo della battaglia. Sì, è uno stile un po' particolare, sì. Un po' più atletico, forse. Cosa distruttiva è, mi sa che è proprio quello classico. Proprio meniamo le mani e basta. Questo qua è un po' più atletico e questo... Ma... tirata tattica, più elusivo forse, di tirata tattica. Attacchi, vai via. Ah, va, va, ok. Vortice di affondo, carino. Vabbè, se potessi prendere, non so però. I punti ce li danno in realtà. Però, sono talmente tante le abilità che non si può, secondo me, prendere tutto. Vabbè, questo qua è abbastanza... questi qua forse sono generici. Non so, vediamo, ci devo pensare. Perché secondo me conviene stare su... Uno stile e basta. Darò un'occhiata io, non adesso ovviamente. Perché io preferisco sempre e comunque concentrarmi su una cosa sola, perché se devo stare, cioè cercare di far tutto, no. Madonna. Ma stavo leggendo. E che parla? Must the waters they go and roam free? For what deed must all the matters not known how to be? Madonna, sto cercando di leggere. Ma è dalla cascata? Che... Resonant waves profound. Evade your might unbound. Possenti onde nel suolo, profonde se leviterà la vittoria capirai. Ma io sto cercando di leggere. Basta. Oh. Ah, ma ripete? Vabbè, non male. For what deed must mercy's hand so woe upon thee? Cascata di sabbia, poi. Must from streams into sands thou flee? Resonant waves of the cloud, pulsing through the ground, evade their might unbound, and victory is sure. Ma no, come ha fatto a mancarlo? Ce l'avevo davanti. Ah, Mizzi mi ha fatto proprio la mossa finale. Lui è forse sarà uno spirito questo? È particolare. Vabbè, però... vediamo. Piano delle pietre. Scogliera dello spavento. Ah sì, ok. Di là era la roba della tigre. Eh sì, vedi. Devo entrare nella cascata finché per farlo smettere. E questi ammazziamoli. Ok, dov'è quello speciale? Stai lì. Te lo rompo lo scudo. Aspetta, Vai, 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 vai. Oh. Madonna, che danno.
vedi, sì, era particolare lui. Sì, l'ho detto io. Praticamente quando ci sono le fiammelle blu lo possiamo catturare a mo' di Pokémon. Ok. Lanciere osseo. Beh, in effetti c'è una scalinata che va dentro la cascata. Ah, l'abbiamo proprio... Ok. Boh, ci sono abbastanza bivi qui, eh. Devo anche tornare un attimo indietro per vedere una zona, forse, non so se c'è una zona, però... Ma non c'era sabbia, non vedevo. Ci sono ste rocce. Sì. Mi paro. Ah no, così distruggi. Urca. Finito. Ok. Vai che l'ho fermato. Ma mi devo... mi devo... è stanco? Guardate quando chiamo lui. Oddio, cosa fa? Devo preoccupare. Oh. No, troppi. Madonna. Però posso anche schivare, meglio. Insomma. Ho capito. Allora, le rocce non le devo distruggere, cioè non devo far sì che vengano distrutte. Insomma, poi senti onde. Lui nascosto? Quindi boss segreto. Qui c'è una porta. Ah, ma così andiamo via. Pirla. No, perdonate. Ah, quindi è come quel boss nella prima zona. Ma... Beh, l'unico oggetto che mi viene in mente segreto era quella roba lì, la squama. Sì. Vabbè, adesso mi spiace. Purtroppo, vabbè che io non ho l'SSD, eh. Sì, aspetta. Mi spiace farvi rivivere
questi caricamenti, ma sì, ovviamente più gli anni passano e anche dal punto di vista dei sistemi di archiviazione, già adesso PS5 e Xbox hanno l'SSD, io non ce l'ho, ma vabbè, fa niente. Allora, via la sabbia, per favore. Ok. Ah, vediamo. Danni elettrici. Cavolo. Ah, mi ha elettrizzato. Con l'elettricità subivamo più danni, mi pare. Però ok, porca vacca, devo dargli quella botta lì. Le barcolla. Oh, addirittura un tornado? Aspetta. Devo vedere quando fa quella mossa là. Oh, che stanco. Ora devi smettere di... Oh. Se la fa adesso. Sì. Oh. Ok. Bevi, bevi. Così evito. Finito. No, perché no, ho sbagliato tasto. Mamma mia. La fa. Ok. Ci riposiamo. Ma che stanco. Meglio. Si ricarica la paralisi. Aspetta. Ok. Pure non me ne ero accorto. Ah, dai. Vabbè, non avevo più cuore. Non stavo andando male, insomma. Beh, stavolta, ovviamente. Vado. Devo tenerlo alla fine la testata. Se no. Ok, quello che voglio fare sempre. Ma mi ha bloccato. Ah, maledetto, guarda. Mi ha elettrizzato. Thank you.
E dai, basta. E niente, a sto giro. Ho esagerato. Allora. Devo stargli dietro, se possibile. Porca vacca, oh. Thank you.
alla fine. Ho avuto la meglio. Nucleo mentale. Sabbia ferosa raffia, perla di Long. Ok, no, si era, ok. Adesso guardiamo. Dorsale elettrica. A vedere, allora aspetta. Nuovo oggetto unico ottenuto. Ma il bastone. Visualizza elenco armi. Ah. Aumenta discretamente tutti gli attacchi della posa del pilastro. Però discretamente. Dorsale della sabbia per volontà. 21.000. Bastone della spira di Loom. Però, scusa, questo. Ok. 2000. qui avevamo. Ah, sì. Lanciere osseo. Aumenta la riduzione dei danni. Costo in cui grande. Ah, beh, sì. A costo in cui medio. Ah, sì. Ok. E. Questa spina vertebrale di lunga emana fulmini e colpisce con la forza di un tuono. Il suo scopo resta un mistero che forse solo il futuro potrà svelare. Materiale per armi speciali, per il bastone. Brillante e cangiante, questa perla un tempo adornava il mento di un Lung. Il suo scopo resta un mistero che forse solo il futuro potrà svelare. Molto criptici comunque. Iniziamo 20-20 adesso di sete, vabbè. Equipaggiamento. Pendente di Tridacna. Riduce leggermente il tempo di recupero di tutte le magie. Lo metto subito. Allora, io avevo occhio. Aumenta la probabilità di colpo critico. Aumenta discretamente la difesa. Al diavolo la difesa. Ecco. Ok. E colpo critico, sì. No, sì, lascia così, va bene. Devo risparmiare, lo voglio quel bastone. Giovane, ok. Ok. Però scusa, è legato a... Dov'è? Inventario. Penso a questo. Cascata di sabbia. Oh. Vabbè. Devo trovare un'altra cascata di sabbia. So. Io riposerei, eh. Ah, ma mi ha ricaricato tutto. Dice che solo il tempo, non so. Vabbè. Vedremo, vedremo. Allora, quindi di qua, ok, almeno un vicolo cieco. Riposerei un attimo. Dov'è qua? Anche se in realtà... Ah, in realtà mi ha ricaricato tutto, effettivamente, quindi... Però vabbè, sono morto. No, io prima che me lo dimentichi, se no io veramente me lo dimentico. Forse potevo viaggiare. Mi pare che devo vedere di qua. Volevo solo capire se era... un'altra zona oppure no.
Era che ho detto no, vado di qua che per il baule, e poi alla fine è di lì, su di lì. Io se no poi me lo scordo. Aspetta. Perché se è un'altra zona, vabbè, tengo a mente. Spero. Ah no, ok. Almeno... Mi lasci stare. Vai giù. Non credo si possa, purtroppo. Prova. No, vedi, c'è barriera invisibile. No, ok. Non mi ero spinto. Ah, ma perché qua, ok, c'è questo. Volontà, seta, nucleo mentale, va bene. Eh no, perché comunque qua... Vedi? 2 di 4, non vorrei... manca magari questo? Boh. Comunque risparmiamo. Vabbè, adesso abbiamo... Quindi visto, cioè stiamo proseguendo di qua, allora proseguiamo di qua. Però veramente le diramazioni qui mi... Come al solito mi... Ah, è tizio? No, ma lui non c'entra niente. Il boss che abbiamo battuto... No, vedi, è segreto, quindi non c'entra niente. Dobbiamo proseguire da qui e basta, va bene.